Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Siamo qui per la seconda puntata su GTA V. Come sapete il gioco è uscito due giorni fa. Ovviamente hanno rotto il day one. Molti l'hanno infatti utilizzato il giorno prima che uscisse il gioco. Io ovviamente ho rispettato il day one e l'ho giocato a mezzanotte. Ovviamente adesso io vi dico, sto registrando queste due puntate una dietro l'altra, quindi ve le caricherò una dopo l'altra, cioè caricherò prima la 1 e poi la 2. Ovviamente vi faccio vedere l'ora in cui sto registrando, sono le 2 del mattino e non ho saputo aspettare, ragazzi, l'ho dovuto usare subito. Ce l'avevo un paio di giorni prima Grand Theft Auto, però GTA 5, però l'ho aspettato per non rischiare il ban. E che dire, ragazzi, quindi partiamo subito con la seconda missione, dove comandiamo Franklin stavolta, come potete vedere. Partiamo. Cosa vuoi? Bello. Beh, ragazzi, allora scegliamo una delle due auto. Secondo voi, guardate l'Audi! Beh, prendiamoci l'Audi, ragazzi, prendiamoci l'Audi, dai. L'Audi. Grande. Bello, ragazzi, dai. Addirittura Cabrio! Mamma mia, ragazzi. Ah, le macchine. Dai, sembrano. Vabbè, non possiamo chiedere, ragazzi. Cristo, no! Dai, 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 dai. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Vabbè, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Lui ovviamente se ne va come se fosse sul 4x4 la sua macchina. Vai così, ragazzi. Adesso, ragazzi, io mi chiedo una cosa, ragazzi. Io mi chiedo una cosa. Come cazzo faccio a leggere questi fottuti sotto? Cioè, io mi devo fermare, ragazzi, non ci capisco una minchia. Cioè, allora, quando voi vedrete il video, io mi guarderò il video insieme a voi, cioè dovrò guardarmelo anche io a questo punto. Perché non riesco a leggere i sottotitoli, cazzo? Devo guidare la macchina e leggere i sottotitoli. Questa cosa è veramente una merda. Bello, c'è una macchina sportiva, non tiene una minchia. Cazzo, peggio della mia. No! Peggio della mia Clio, ragazzi. Però frena che è una bellezza, ragazzi. Deve avere i freni in carbon ceramica! Cazzo! Vai, 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 grandi. E fuori dal cazzo! No! No! Mai! Dove cazzo è finito? Minchia, ragazzi, sono un cazzo di guidatore il migliore, il più meglio. Grande! Dai! Mamma, che Audi, ragazzi, questa è. Mamma mia, ragazzi. Cazzo! Mamma mia, è troppo divertente guidare queste cazzo di macchine. Oh, mi frena a mano e ovviamente mi dà la visuale laterale, bella. Bello. Minchia, ragazzi, stavo camminando piano piano per leggere questo cazzo di commento, comunque sia, i loro dialoghi, bello, bella. Scuola che è una bellezza sta macchina. Vabbè, vai, 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 zio, vai, 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 tranquillo. Ragazzi, grande. Ci prova a scappare, eh. E invece no, ragazzi. Vuole salire, vuole salire. Ok, abbiamo acceso le luci, sì. Cazzo. Ah, se clicco analogico. Bello. Cosa fai? Se cliccate analogico destro, ragazzi, ovviamente si gira. Vedete? Ma che cazzo fai? Ma sei coglione! Oh, finalmente! È un misto tra Aston Martin e Ferrari. Così il traffico torna a scorrere. Sì, com'è, te la faccio scorrere nel culo. Ok, secondo me non fa tanto ridere, ah, merda.
Oh shit, the one time. Capol. Hey, cool, we got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Ma che le sto? No. Ma scusate, dove minchiate Wanda? Reparato dal numero, ok, con la pistola attirare l'attenzione degli sbirri. Quindi dovrò forse scappare, ragazzi. Scappiamo! Scappiamo! Dove? Vabbè, bello! Dimmi dove cazzo. Mi son cagato! Polizia di merda! Allora, ragazzi, cerchiamo di capire dove minchia scappare. Come cazzo scappo da qui? Ah, ecco. Poi dammi, che fammi scappare, va. Va, mostra, raga, 2 stelle, cazzo. Bisogna seminare il polizia. Bella minchiata, grande. Facciamoci beccare dalla polizia, ragazzi, scappiamo. 2 stelle, raga, non voglio immaginare cosa deve essere a 5 stelle. Allora, siamo arrivati, mi stanno ancora cercando, la polizia la vedo lì davanti. Fermati, vedete, Tuccio, va. Andiamo qui, bravo. Bello, non si mettete Tuccio. Scusa, che cazzo di macchina è, zio? Ma che palle, ma che... E mollami! E non sfondarmi! Andiamo dentro e poi giriamo qui. Riscendiamo, raga. Bello! Vai! Grande! Ah! Bella l'intelligenza artificiale del computer, ragazzi! Bella! Questa mi è piaciuta! Grande, dai, sì. Ma che palle, c'è la polizia anche davanti. Ovviamente mi trova. Ma che cazzo. Ma zitto. Seminiamo la polizia, ragazzi. No, seminarla con questa Audi R8 maciullata. Mamma, già no. Ragazzi, che guidato, e ovviamente vengono verso di me. Vai. Mamma mia, raga. Bella tenuta questa, ma bella tenuta, cazzo. Ok, qui dovrei essere un po' tranquillo, ragazzi. Mi dovrebbero sparire 2 stelle. E spero che sia così, perché altrimenti mi incula la pressione. Dai, ce l'abbiamo fatta con queste 2 stelle a scomparire. Allora, come si... No. Ok, finita la canzone, perfetto. Riporta l'auto dal concessionario. Ok, portiamola al concessionario, ragazzi, la macchina. Bello. Oh, ragazzi, non ho mai visto una macchina con questa tenuta, cazzo. Cioè, ma fa schifo. Ma cosa fai? Allora, dobbiamo andare a portare la macchina al concessionario. Vediamo se questa... ancora. Ma vi sembra normale? Cioè, ma vi sembra normale? Che palle. Manco tirarsi fisso il freno a mano. Ok, dai. Piano. Questa macchina è tutta distrutta, raga. Piano. Piano. Ah, vedete la linea, devo seguirla. Classica. Andiamo. Vai a cagare. Un mini moto che mi spacchetti. Ma vai a cagare. Dai. Che cazzo. Guardate la macchina. Almeno storpiata. Dai. Ovviamente guarda a te, qualcuno mi verrà addosso, no. Concessionario molto vicino. No. Grande. Andiamo, dai. Grande, eccolo qui il concessionario, ragazzi. Servicing. Mamma, e la rimettiamo, sì. Questo concessionario si chiama Franklin, può accettare delle missioni. Ok, perfetto.
Come sapete ragazzi, ci sono ben tre. Ovviamente la mia macchina è distrutta, la sua è fiammante. Ma questa macchina non te la vendo, no di certo. Mi fai caponare la pelle del neonazista. Questo razzista mi ha insultato. Oh, e allora stai dando. No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean N-word. That's not cool. Va bene, man. I don't oh. see that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he really mean to go get all this money? Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Allora, mi sicuro che se la cosa vuoi mettere davanti, fammi vedere. Sure, okay. How about we fall through, homie? Ah, questo le vere mani. Ovviamente la prendo io questa, la coba. La charger la prendo io, un cazzo. Ah, ecco. Vai, sali, dai, andiamo, andiamo, zio. Mamma, le musichette, ragazzi. Dai. Ovviamente non me la sai mettere la strada nuova. Oh. Ragazzi, questa è un filino più lenta. Un filino. Ah, dobbiamo fare, ovviamente, come le fa prendere tutta l'aria, perché... No, non roviniamo, ragazzi. Ok. Ah, ecco, i quartieri bassi, diciamo, di questa... dai! Ovviamente, i quartieri di cacca, però lui c'ha il macchinone. Mamma, i garage! Ragazzi, dai tempi di San Andreas me li ero scordati, ve lo giuro. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, because some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass. Chiama Tanisha, se smetterà mai di scoprire che ne ho chiuso, non ho capito. Nigga. What? Parrucchiere disponibile, ah, visita un parrucchiere per un nuovo taglio di capelli, ok, perfetto. Honey, y'all telling me? Oh, he. We living on top of each other and it ain't va right. Bene. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. Okay. I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn. È nato parassita. Addirittura parassita. L'ho misurato per salvare la partita e far avanzare il tempo. Allora ragazzi, siamo a quota 13 minuti. Abbiamo finito la missione. Io direi di salvare e proseguire con la terza missione più avanti. Ovviamente lo farò nella puntata successiva. Che cazzo stai facendo? Che cazzo ti odori i vestiti? Allora ragazzi, ok, missione completata. Neanche un graffio. Guidatore concentrato, vincitore. Veniamo in pace. Medaglia a bronzo, ok, continuo. Allora ragazzi, facciamoci una bella dormita, premi ok per salvare, salviamo ragazzi, così almeno ripartiamo da qui. Bello come dormi. Allora, salva. Vuoi salvare poi se poi ti trovi uno slot? Sì. Qui ce l'abbiamo fatto ragazzi, ripartiamo da questo punto. Perfetto, mi sono rialzato adesso. Vediamo un attimo se posso anche scegliere i vari personaggi. Vediamo. Sì, posso scegliere. Ah no. No, posso giocare solo lui per adesso. Quindi ragazzi, allora, briefing, statistica, impostazioni. Ecco qui, queste impostazioni. Ovviamente come potete vedere qui c'è un comando più o meno generico delle varie utilità dei tasti sul nostro controller per giocare a GTA 5. E che dire ragazzi, spero che anche il secondo episodio vi sia piaciuto. Andremo avanti piano piano, non vi farò vedere magari tutto, e magari certe volte cercherò di fare anche delle partite da solo, tipo non lo so, andarmene in giro, rubare qualche auto, magari ve le farò anche vedere magari
non farò una missione e cercherò di fare solo casino, chiamare 5 stelle per vedere cosa succede alle 5 stelle della polizia, anche se penso che sia veramente tosta. E ovviamente se scoprirò qualche trucco, comunque sia qualche trucco per avere armi, quelle minchiate varie, soldi eccetera, ve lo dirò. Cioè, se ovviamente saltano fuori da qualche punto, se riesco a trovarlo in qualche sito americano, ve lo farò sapere subito. Quindi che dire, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Vi chiedo anche un'altra cosa, se vi fa piacere ovviamente, passate nella mia pagina Facebook che vi lascio giù in descrizione. E che dire ragazzi, ci vediamo alla prossima, la terza puntata. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.